Passiamo adesso ai campionati europei di pallavolo femminile, perché oggi lunedì alle 17 c'è la gara dei quarti contro il Belgio. Seguiremo la partita in diretta su Rai 2 appunto dalle 17. Gara secca, chi vince va avanti, chi perde è fuori. Il servizio di Marco Fantasia. Il quadro dei quarti di finale va definendosi. Oggi tocca all'Italia che alle 17 con diretta su Rai 2 affronterà il Belgio. Il compito delle azzurre sarà certamente facilitato dall'assenza tra le nostre avversarie della schiacciatrice di maggior spessore, la novarese Britt Herbots, ma da adesso la concentrazione dovrà essere massima. Penso che siano tutte partite difficili adesso, dentro e fuori, quindi credo che bisogna pensare più a noi che agli avversari, perché l'avversario piuttosto siamo noi stesse. Quando scendiamo in campo e mettiamo il nostro gioco, penso che fa fatica a chiunque a giocare contro di noi, quindi bisogna concentrarsi più su di noi. Se vinceremo, la nostra avversaria nei quarti scaturirà dall'incontro tra Russia e Bielorussia alle 20 a Belgrado e su Rai Sport. Le partite di ieri hanno fatto registrare un'altra sorpresa. Dopo la Svezia accede ai quarti la Francia, che al quinto set ha eliminato la Croazia di Santarelli. Facile come previsto l'impegno della Serbia, che ha liquidato l'Ungheria mettendo in mostra ben pochi i lati deboli. La Polonia recupera dopo il primo set perso e batte l'Ucraina. Nei quarti Plovdiv affronterà la Turchia, che ha superato 3-1 la Repubblica Ceca.